Ciao ragazzi, in questo secondo episodio del Missile del Giovedì, un'altra funzionalità nascosta di FL Studio, o comunque una di quelle funzionalità che non tutti gli utenti conoscono, anzi la stragrande maggioranza degli utenti non conosce. Allora, se si va su Tool, o meglio su Options, si può fare anche da Tool, ma comunque meglio da Options, Options, File Settings. Su File Settings escono tre pannelli, anzi quattro pannelli, quello dedicato al backup, che tra l'altro è consigliabile mettere questa opzione qui, quindi tenere dei backup ogni 5 minuti e quindi prima di ogni operazione di rischio. Dopodiché ci sta il pannello plugins, il pannello user data folder, il pannello per le cartelle da inserire nel browser e soprattutto poi c'è questo pannello qui in basso che quasi nessuno appunto conosce, che è questo external tool. Cosa fa questo external tool? Cioè che funzione è? È una funzione assolutamente comoda, cioè si può dire ad FL Studio di interagire per esempio con un altro software che sta all'esterno. Ipotesi, Audacity, lo si può richiamare in questo pannello. A questo punto sulla destra ci stanno un po' di opzioni, tipo ci sta questo Launch with Path, Launch with File, Launch at Startup. Se si preferisce questa opzione, cioè lo si vuole lanciare con qualsiasi file in apertura e quindi renderlo un editor di default, bisogna attivare non solo questa opzione qui, Launch with File, ma anche Default Editor. Viceversa, se lo si vuole usare solo al richiamo, bisogna spegnere questo Default Editor. Quindi verranno fatte due prove, come Default Editor e non come Default Editor, per capirne le differenze. Quindi attivandolo come Default Editor, da questo momento in poi qualsiasi file che si trascina sul channel rack è possibile appunto lavorarlo direttamente con Audacity. Infatti cliccando qui si apre il channel settings, facendo tasto destro edit in audio editor, non si apre Edison, quindi l'editor standard di FL Studio, quindi quello di default, ma si aprirà appunto Audacity. Eccolo qui, Audacity. Quindi una funzione comodissima per non fare ogni volta avanti e dietro ad FL Studio. Quindi una volta aperto Audacity si può lavorare in qualsiasi modo, quindi tagliare, copiare, incollare, applicare gli effetti di Audacity eccetera. Una volta finito il lavoro, file, esporta, lo si esporta in un qualche percorso, magari anche direttamente qui sul browser in una cartella specifica, e a quel punto il file è pronto per essere trascinato su FL Studio. Quindi è un intervento diretto cliccando Edit in Audio Editor. Viceversa, tornando su Options, File Settings e togliendo questo Default Editor, se si fa tasto destro Edit in Audio Editor comparirà appunto Edison, quindi l'editor di base. Se invece si fa tasto destro e si clicca su Audacity, come si può notare qui ci sta scritto Tool e in basso a tutto Audacity, cliccando Audacity si riapre Audacity. Ecco, diciamo che questa opzione forse è migliore, perché lasciando come editor di default Edison di FL Studio e poi qualora si volesse utilizzare Audacity si clicca direttamente su Audacity, ecco questo è un modo migliore, in modo tale da avere entrambi gli editor senza poi implicare il fatto che come editor di default venga aperto sempre Audacity. È tutto, alla prossima!